Una battaglia cominciata negli anni 70, portata avanti dalla comunità e dal Comitato per l'Autonomia. Alla fine la battaglia è stata vinta. L'8 agosto 1988 Stintino, per legge regionale, è diventato comune autonomo. Da quel giorno sono passati 30 anni e l'amministrazione comunale di Stintino ha deciso di festeggiare la ricorrenza con una cerimonia nell'aula consiliare. Presenti amministratori vecchi e nuovi, tutti molto emozionati, come Gavino Pipia, storico amministratore, che ha ripercorso 30 anni di lotta. È la consapevolezza che con l'impegno si possono ottenere anche cose al di sopra delle nostre capacità. Avevo 30 anni quando inizio a interessarmi della questione dell'autonomia. Erano i primi anni 70, quando Giovannino Diana, lo citiamo perché è quello che ricordiamo più volentieri, e io particolarmente perché mi ha invitato lui personalmente, mi propose di partecipare alla riunione del comitato che avveniva nella sua abitazione. Durante gli interventi sono stati ripercorsi tutti questi anni di lavoro, nel segno della continuità delle giunte che si sono succedute, quelle di Gavino Benenatti, Giovanni Greco, Lorenzo Diana e Antonio Diana. Obiettivi raggiunti come le scuole, la raccolta differenziata, il depuratore, l'ingresso nel parco della Sinara e lo sviluppo del turismo. Ora Stintino, al di là della dialettica interna, è una realtà importante nel panorama isolano. Alla fine della cerimonia, l'inaugurazione della statua del trentennale, scolpita da Francesco Cadeddu,